Innovazione tecnologica e rappresentazione architettonica sono le caratteristiche che sviluppano l'idea di progetto Bytec. Il futuro delle corse nasce a Padova. Presidente, da cosa nasce questo progetto Bytec? Beh, nasce dalla passione per le auto, prima cosa. Io sono proprio un appassionato di auto sportive. Poi, lavorando costantemente con le case automobilistiche, McLaren Formula 1, Porsche, Pagani, ma è sempre alla ricerca di qualcosa di più, di ancora più sportivo, di più la ricerca di alta tecnologia. Sempre più il simulatore viene usato da voi piloti? Sì, sì, il simulatore è primordiale. Tutte le settimane, almeno in Williams, sono 4-5 giorni alla settimana, sempre 12 ore al giorno, diversi piloti, perché è l'unico momento che abbiamo per provare delle nuove cose e prima che inseriamo qualcosa di nuovo nella macchina viene provato, testato di tutte le maniere prima nel simulatore. Dopo si vede se va bene o se va male, no? Cosa porta un progetto del genere in Formula 1, nel settore dell'automobilismo? Bene, in Formula 1 le squadre che ottengono i risultati principali tutti hanno una forma di simulatore. McLaren lo sviluppa a più di un decennio e sono grandi nell'utilizzo delle simulazioni e dei simulatori e tutte di conseguenza le altre grandi case hanno seguito. Questo è il futuro dell'automobilismo esattamente perché oggi non si può girare più come una volta. In questo progetto quanto c'è di ragionato e quanto di lucida passione? Beh, oddio, io sono molto razionale, cioè sì. Chiaro, il rischio c'è come tutte le cose, però è sempre con un rischio abbastanza calcolato. Sì, diciamo che nei prossimi 15-20 giorni avremo visite molto importanti che purtroppo non possiamo divulgare perché noi, una delle cose, per esempio un'altra cosa che abbiamo nel nostro, che noi lavoriamo con McLaren Formula 1 o altre case, però la riservatezza, diciamo, è la nostra, forse una delle nostre armi rispetto ai nostri concorrenti.